Siamo ancora una volta ospiti di Stanguellini a Modena per presentarvi questa volta una stupenda automobile. Si tratta di una 2008, FIA 2008, del 1939. Nel 1939 Filippone di Napoli porta questo, questa vettura a farla elaborare da Stanguellini, il quale naturalmente si trova un po' in imbarazzo, non ha mai fatto mh, questo modello, di queste vetture che dovrebbe correre nella categoria eh, italiana sport. Telai i motori di questa stupenda automobile? Telai i motori sono del Fiat 2800-2834 di cilindrata per l'esattezza. Un sei cilindri, motore veicolo Pacifico. Sei cilindri, messo come? Sempre in linea, naturalmente. Eh, cambio quattro marce. La vettura verrà prodotta in 621 esemplari, tenuto calcolo che almeno una cinquantina sono stati fatti, eh, poi erano stati costruiti come veicoli militari, quindi la produzione è molto bassa. Quindi, allora, abbiamo il classico telaio di allora, eh, a Longheroni. Questo no? e le sospensioni sono quelle classiche, balestre quant e quant'altro. Eh, qui in pratica viene solo elaborato leggermente il motore per quello che poteva essere elaborato e viene fatta una carrozzeria stupenda. In questo caso abbiamo una, una carrozzeria modernissima, non sappiamo chi è l'esecutore, però sappiamo che questa mascherina di questa autovettura verrà ripresa come emblema su. Tutti i Fiat 1100 o tantissimi Fiat 1100 eh, di produzione Stanguellini o di elaborazione Stanguellini. Filippone porta questa vettura al debutto, ma eh, nel 1939 e deve però combattere contro calibri, calibri che sono Mercedes e Alfa Romeo. Non è facile, non risulterà mai vincente. Per quanto riguarda i piloti, il miglior pilota che ha usato questa vettura è Villoresi, il quale ne è subito entusiasta e fa una gara prima della guerra. E dopo nel 1946, ed è anche alla Poggio Berceto quando c'è il debutto della Ferrari 125. Di queste automobili in Italia ce ne sono. Assolutamente questo è un modello unico. Questo come dicevo prima io non speravo più di vederla. Eh, verso il 1950 l'autovettura è stata venduta in America, è stata persa per 40 anni ed è uscita, poi si è Stanguellini attraverso tante ricerche, è riuscito ad avere l'indirizzo del proprietario, eh, uno spagnolo, e eh, il quale poi gli eredi hanno poi portato questa vettura. Alla casa madre per fare per così dire un tagliando. È una grande fortuna trovarla qui, perché tra l'altro non può essere portata in pista eh, non, non perché la vettura diciamo non possa andare in pista, ma perché sfigurerebbe, perché questa vettura così pesante, fatta con del materiale appunto il 2008, di prima della guerra nel 1939, non sarebbe competitivo neanche contro eh, i formuli minori. Ecco. Ecco dunque questo magnifico 6 cilindri in linea alimentato da due carburatori Weber, è imponente come motore però. In questo caso eh, era alimentato da dei carburatori Zenit, eh, Stanguellini naturalmente che conosceva bene eh, già da allora la Weber, ha applicato i carburatori Weber e non ha potuto fare tantissimo per, eh, se non una grande regolazione, per dare dei cavalli in più. Ma eh, lo ha fatto in modo eccezionale, ha fatto eh, pur lasciando stare il motore nella sua architettura, ha fatto qualcosa di eccezionale per quanto riguarda la messa a punto e soprattutto il gioco delle valvole. Per lui diceva sempre che lì si ricavano i cavalli. Non aveva grandi possibilità, quindi non ha potuto tirar fuori 100 cavalli in più, come Quindi noi qua parliamo sempre di un aste bilancieri. Certo, di un aste bilancieri, classico. Inizialmente non doveva fare più di 2800 giri al minuto, quindi eh, ha incrementato questo per farlo. Ha dovuto lavorare un po', un po su, su, su tutto, dalle candele, a, per quanto riguarda le aste bilancieri che partono dal basamento. Ha dovuto lavorare proprio al millesimo. Oltre a questa realizzazione sportiva, con questo motore e ovviamente delle berline di grande rappresentanza, ci sono stati altri esempi in cui hanno utilizzato questo motore telaio o si limita a una produzione di berline oltre a questa? Sì, eh, questo Filippone, questo napoletano Filippone, Luigi Filippone, ha fatto questa vettura e non è stato mai imitato su, con questo modello.